Campochiaro, dibattiti, un video e un concerto lungo 12 ore per dire no alle centrali a biomasse. Non si ferma la mobilitazione contro la realizzazione di centrali a biomasse. Ieri per tutto il pomeriggio e fino a tarda sera a Matese, in musica, concerto nell'area industriale di Campochiaro. Alessandra Barone. La performance dei Riserva Moac è stato uno dei momenti più attesi di Matese in musica. Il concerto per dire no alle due centrali a biomasse previste a Campochiaro e a San Polo. La musica per sensibilizzare l'opinione pubblica, per spiegare i motivi della protesta che ormai va avanti da giorni, con un presidio stabile che impedisce il lavoro delle ruspe nel cantiere della zona industriale. La preoccupazione dei cittadini e dei sindaci dell'area matesina è che il funzionamento degli impianti a biomasse possa servire a bruciare non i ceppi ma le ecoballe dei rifiuti, magari provenienti da altre regioni. Le nanoparticelle, dai, che riguardano San Polo, Campochiaro, arriveranno a Sepino, come arriveranno a Macchia Codera, arriveranno fino a quasi a Campobasso. 20 gruppi che hanno aderito gratuitamente all'iniziativa organizzata dall'associazione Matese Arcobaleno. Il concerto è iniziato nel primo pomeriggio ed è proseguito fino a tarda notte. Oltre alle esibizioni delle band, anche dibattiti sul tema dell'ambiente e la proiezione di un video sulle bellezze naturalistiche e sulle possibilità di sviluppo turistico dell'area matesina. Intanto si aspettano i prossimi giorni per capire le decisioni della regione sul futuro delle centrali a biomasse.